dalla capigliatura mi sembra lui. Quello è 100% il papà. Sta facendo un po' di costo. Qualche settimana fa siamo andati in vacanza in crociera negli Emirati Arabi e questo è quello che è successo. Buona visione. Bene, oggi è un nuovo giorno, quindi adesso stiamo andando al centro commerciale e speriamo di riuscire a fare snowboard sulla neve artificiale. Adesso prendiamo un taxi. Allora, siamo arrivati al centro commerciale. Eccolo là, Ski Dubai. Oddio. No, vabbè. No. Oddio, c'è la sedia. Guarda quanto è grosso, arriva fino là in fondo. Non ci posso credere che in un centro commerciale c'è una pista per sciare. Ski Dubai, questa è l'entrata. Hello, we would like to go on snowboard. Spero ci diano un'attrezzatura un minimo decente per fare snowboard. Cioè, vado a fare snowboard con i calzetti corti. Non lo so, forse te lo danno. No, calzetti corti. Ah, ok. Beh, sembrano dei bei scarponi, Bene, andiamo a cambiarci. Ragazzi, cioè, adesso sono pronto. L'unico problema è che non ci hanno dato il casco. Cioè, non abbiamo nessuna protezione né per le ginocchia né per i polsi né il casco. Ma sono matti, vecchio. Qua la sicurezza è al minimo. Ma che, come cazzo? Non ho neanche le tasche. Boh, raga, in qualche modo ci arrangeremo. Oh, qui c'è l'entrata. No, ragazzi, sentiamo se c'è freddo. Oddio, c'è freddissimo. Oddio, quanto è grande, ragazzi. Se non vedessi i muri così, ti giuro, mi sembrerebbe di essere su una pista qualunque. Effettivamente l'odore che c'è è diverso. Sembra un frigorifero. Sì, è vero. Sembra un frigorifero gigante. Cioè, siamo in un centro commerciale nel deserto, ragazzi, ci rendiamo conto. Saliamo sulla seggiovia. Adesso ti siedi e via. Ok, tiriamo giù per favore, non voglio morire. Pazzesco, guardate di là, c'è un centro commerciale. Qui ci sono gli alberi innevati. Ma è gigante. È più grande delle piste sulle montagne. Sì, sul serio. Ma io voglio sapere quanti condizionatori ci sono qua dentro. Quanti grandi ci sono? E questo secondo me è tipo il frigorifero più grande del mondo. Siamo arrivati. Tira su. Ok, oddio, oddio. 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 Oh, oh, grande. Non sono caduto. Niente, adesso scendiamo. Oddio. Io sono già per terra. Dai, vecchio. Con calma si arriva ovunque, ragazzi. Bene, io sono a terra. È caduto David. Ma sta continuando a cadere. Guarda quanti trick ti faccio. Quanto fa schifo sta pista. Madonna mia, che merda. Sembra di fare snowboard sul porotalco. Ragazzi, meglio le montagne. Siamo ad Abu Dhabi e abbiamo deciso di portare i nostri genitori al ristorante di Nusret. Vecchio, vai a salutare il mitico. Ma questa è la carne. C'è pure una bistecca d'oro. Ah, è tipo una tradizione. Cioè, sacro Nusret, guarda, dal migliore. Oh, pazzesco. Ok, thank you. Tutti quanti di solito vengono qua per tipo prendere la carne d'oro e tutti questi piatti da migliaia di euro. Noi cerchiamo la cosa meno costosa. Esatto. Io mi sa che farò una blasfemia. Prenderò da Nusret il sushi. Cosa? 4 pezzi di nigiri quanto costano? 20 euro. Io prendo il taco burger. Quello lì da 15 euro. Esatto. No, 165 un hamburger patatine. Sì. Complimenti. Oh, è arrivato l'hamburger. Dal profumo sembra un hamburger di quelli tosti. A questo punto nostro papà mai si sarebbe immaginato la sua età di essere imbavagliato ed imboccato dal cameriere. Ti imboccano pure qua. Cosa ne pensi veramente dell'hamburger? Direi che è il miglior hamburger che ho mangiato fino adesso. Il miglior hamburger della tua vita. Beh, vabbè, voglio assaggiarlo anch'io adesso. Madonna, è veramente pieno di sapore. Assaggio il mio sushi. Vediamo se ho fatto bene a prendere del sushi in una steakhouse. Oddio. Passiamo al mio piatto principale, ovvero questo taco enorme. Cosa c'è dentro quel taco? Non lo so, ma è buonissimo. Il miglior taco della mia vita. Quindi alla fine siamo tutti soddisfatti perché paghiamo noi. È arrivato il momento di esplorare la nave. Perfetto. Wow, ci sono delle piante. Piante. No, questa è la zona bar. Beh, non ha tanto successo da quel che vedo. No, dobbiamo dare almeno un cliente a questo posto. No, io posso andare in giro con un gelato, vero? Non è che mi arrestano. Questo cos'è? Colosseo si chiama. Ah, è tipo l'arena centrale questa cosa qui. E chi, c'è uno che sta facendo lo spettacolo che è uguale a te. E chi è uguale identico? Ma che cacchio è? C'è la giochi! Sì, ma sta roba costa, ascolta, non perdiamo soldi e tempo per fare ste robe. Abbiamo un'esplorazione da mandare avanti, mica possiamo perdere tempo a sala giochi. Fagli male!
insultare mio fratello. Sei mio. Andiamo all'ultimo piano, voilà. Non ci credo. Cosa? What? E cosa ci fai qua? Spiegami cosa hai fatto. Ho lavorato. Wow. Ci credo poco. Wow. C'è una parte della nave che tu hai visto che ci dici assolutamente andate a guardare? La spa. La spa? Col ghiaccio. Allora, dov'è la spa? Dove stiamo andando? Cioè, oh, è qua. È un laboratorio. Ah, è qua la spa. È letteralmente una stanza piena di neve. Cioè, è letteralmente una stanza piena di neve, vecchio. Ma scusa, quanti gradi ci sono? Però? Che freddo. Ci sono 2 gradi dentro in teoria. Porca vacca. Dio santo, che freddo. Ragazzi, ma perché la gente viene qua? Ma non lo so. Cioè, è rilassante. Ma è freddo. Porca vacca. C'è una stanza refrigerata. C'è quello lì che mi sta spruzzando aria fredda. Ma e la gente si siede qua sopra. Guarda, c'è un'impronta di un culo qua. Vecchio, fallo. Sono tutto bagnato adesso. È stato bello, torniamo al caldo. Ah, guarda, qua c'è la palestra. Cacchio, è ben attrezzata, eh. Bodybuilder, non picchiateci, grazie. Questo è il beauty, vecchio. Beauty. Beauty. Ma che è il beauty? Ma che te pare che mi serve il beauty? Io sono beautiful così. Bene, trashata fatta, rimettiamo la posta. In teoria c'è il silent party. Tutti quanti hanno le cuffie e ascoltano la musica tramite le cuffie e ballano. Però in teoria dovrebbe esserci silenzio. Dobbiamo fare il countdown tutti insieme. 3, 2, 1. Hanno fatto il countdown, adesso stanno zitti e ballano. No, vecchio, vecchio, che cazzo. Non ci credo, guardalo, è lì in mezzo. No. Che cringe. C'è anche il papà. Che cringe. No, no, cosa fai? Stai là. No, vecchio santo. Non riesco a reggere sta roba. Eccolo il festaiolo. Com'è? Cos'hai? Taglimelo. C'è il tipo che parla, c'è il DJ dentro. Mi ha fatto prendere uno scago. Sentivo la musica e poi di colpo uno. Forza! Vedi, lui al microfono a volte ci parla dentro. Io sentivo lui. Cosa ne pensi di questa cosa? E vai! Ottimo. Io e Davide stavamo camminando qua per la nave da crociera e ci è venuto in mente. Ma il papà in questo momento cosa sta facendo? Cioè, dov'è? Non sappiamo cosa fa. Quindi adesso il piano è provare a vedere dov'è e vediamo cosa fa quando resta da solo, ma senza farci scoprire. Esatto, è tipo National Geographic, ok? Dobbiamo osservarlo nel suo habitat. Una cosa che mi è venuta in mente che possiamo fare è sicuramente camuffarci. Vediamo prima cosa abbiamo noi in cabina. Allora, lì abbiamo 2 cappelli. Ci mettiamo il cappello, gli occhiali. È una maglietta diversa, fine. Tu ti devi rasare la barba. Ma è cagata. Guardate qua, assolutamente camuffati. Allora, il primo passo sarà trovarlo. Noi prima l'abbiamo visto con un computer, ok, stamattina. Quindi probabilmente è andato da qualche parte a lavorare. Dobbiamo trovare un posto con un tavolo, delle bevande e basta. Ti immagini tutto questo tempo in cabina? La spiaggia beach club potrebbe essere molto probabilmente qui. Quindi con molta cautela. L'ho trovato. È lì sullo sdraio. Dalla capigliatura mi sembra lui. Secondo me è lui, eh. Quello è 100% il papà. Adesso probabilmente si alza. Dobbiamo capire se va verso di noi oppure va dall'altra parte. È lui, vecchio, è lui. Oh cazzo, sta prendendo verso di qua. Sta prendendo verso di qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Cazzo. Non puoi perderlo d'occhio così. Stupido idiota, stava venendo di qua. Lì in mezzo eravamo bloccati in trappola. Facciamo? Non lo so, l'abbiamo perso. Aspetta, sono le 16:40. Alle 5 dovremmo attraccare. Quindi forse è andato su a vedere la nave che attracca. Come prima cosa dobbiamo capire da che lato attracchiamo. Se sul lato destro o sul lato sinistro della nave. Oh, attenzione. Oh, lì c'è Abu Dhabi. Là c'è Abu Dhabi. Allora forse là davanti. Può essere. Aspetta, ha scritto qualcosa il papà. Ha detto che sono a far merenda. Ok. Dove? Ponte 6, Maremma. Sono già più che sufficienti queste informazioni. Ponte 6. Andiamo al 6° piano. No, ma siamo al piano 18.
esatto. Entriamo senza dare nell'occhio. Oh, bene, passiamo proprio in mezzo, geniale. No, ma qua non ci vedono. Li ho visti. Sono nella zona destra, quindi andiamo nella zona sinistra e filmiamo. È il papà quello lì, guarda i pantaloncini. Sono quelli, figlio. Eccolo, è vero, è lui. Aspetta, manda in avanti scoperto il telefono. Guarda lì. Ok, confermo che quello è il papà. Dobbiamo metterci dietro di lui. Però la mamma ci... videocamera posteriore del telefono. Dobbiamo andarcene. Verso destra o sinistra? Sinistra. Ora. Porca miseria. Cioè, si è messo dietro di noi perché stava guardando la nave che sta attraccando. Porca vacca, ecco perché. Lì c'è proprio la finestra che fa vedere la nave che arriva. Quindi si è seduto proprio nel tavolo dietro e non se n'è accorto. Sai cosa vuol dire questo? Che il nostro camuffamento è geniale. Noi dobbiamo fare il nostro documentario, ci serve una ripresa fatta bene. Esatto. Di lui che osserva l'orizzonte. Beh, finora quello che sta facendo è dormire e osservare l'orizzonte. Esatto. Lì quei cosi di tela, secondo me, noi riusciamo a vedere loro, ma loro non vedono noi. Ok. Dio santo, sarà la ripresa peggiore del mondo questa. Perché sono andata con un piatto tipo con 16 dolci sopra. No, comunque è andato dall'altra parte. Seguiamolo. Ha preso l'ascensore in fondo a sinistra. In fondo a sinistra? Secondo me sta andando in cabina, muoviamo. Andiamo a vedere il corridoio della cabina. Sta andando in cabina. Sono entrati. Quindi abbiamo scoperto che il papà dorme, beve bibite e mangia dolci. Fine. Questo fa. Nostro papà non ha la minima idea che l'abbiamo spiato in vacanza, quindi adesso vediamo la sua reazione. Ti devo far vedere un video. Ciao papà, in vacanza, nel tempo libero, ci hai detto che facevi questo. Spiegami cosa hai fatto. Ho lavorato. Però ci sembrava improbabile che tu in vacanza lavorassi, quindi ci siamo camuffati per scoprire la verità. Ti abbiamo osservato per tutto il tempo, mentre facevi i tuoi pisolini sulle sdraio, quando facevi i tuoi giretti per la nave e soprattutto quando stavi al buffet a mangiare i tuoi dolci. Tu non ci hai minimamente notati, ma siamo sempre stati a fianco, credo, nell'ombra del nostro camuffamento, e abbiamo scoperto la verità. Ho lavorato. E tu non te ne sei accorto! Siete tremendi! Lavorato! Complimenti! Ma ero in pausa in quel momento! È vero! Mi raccomando ragazzi, se volete altri video come questo, tu li vuoi altri video come questo, vero? Sì. Mi raccomando, iscrivetevi al canale! E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ciao!